Oh, eccoci qua. Allora, cari amici di armi.com, cari amici dei social, oggi sono con un master, con un padrone. Lui nasce nel BDSM, poi dopo opera a livello adulto a 360 gradi, anche come performer, come attore hard, come modello, no? Perché comunque sei anche nel modeling. Quindi Marcus Anubis fa tutto lui, insomma. Ciao Marcus, come stai? Ciao a tutti. Allora, innanzitutto è un piacere perché ti vedo che sei sempre attivo, un po' su più fronti. Chiaramente io quando ho cominciato a familiarizzare un pochettino col tuo nome, ho cominciato un pochettino nell'ambito del BDSM e quindi mi sei interessato perché nel BDSM si trovano tante mistress in giro o presunte tali e pochi master. Quindi questo era già una cosa interessante. Come hai approcciato un po' a questo settore? Da dominante, da maschio dominante, Certo. diciamo. Vabbè, diciamo che è andata tra virgolette di fortuna, ma ho approfittato anche perché io inizialmente, tanti anni fa, ho iniziato come cubista nei locali, quindi facevo il ragazzo immagine, facevo gli spettacoli, iniziavo già con gli strip e diciamo che mi annoiava un pochettino la cosa di essere molto focalizzato nello star solo sul cubo, mi piaceva interagire un po' più con il pubblico. Quindi durante gli strip, durante magari certi spettacoli che nei club privé vogliono comunque spettacoli dove interagisci con il pubblico così, ho cominciato a infilare comunque parte di BDSM. All'inizio ero un po' neofita, quindi arrancavo un pochettino, però pian pianino mi sono specializzato, quindi cosa facevo? Magari iniziavo uno strip normale, però poi da metà prendevo un collare, prendevo un guinzaglio, poi prendevo una ragazza, ci giocavo insieme. Cominciavo con un frustino all'inizio, poi ho cominciato col paddle, poi ho cominciato a imparare la stimolazione clitoridea, a giocare comunque col caldo, col freddo, diversi giochini. E poi ho detto, oh, ma appunto, come hai detto te prima, ci sono tante mistress, perché non provare appunto a fare il master, che comunque ho deciso questo perché comunque c'erano richieste. E ho cominciato a collaborare con alcune mistress proprio per approcciarmi a livello professionale in questa cosa, perché comunque uno non nasce imparato, bisogna essere umili e c'è sempre da imparare in questo mondo, poi sempre. E pian pianino, diciamo, ho iniziato il mio percorso, ho avuto collaborazioni con diverse mistress, tuttora mie carissime amiche. E niente, faccio la maggior parte, per l'80% degli spettacoli che faccio nei locali adesso sono prettamente BDSM. Ho imparato lo Shibari e il Kimbaku da Davide La Greca, ho studiato con lui, quindi diciamo che anche questa parte delle legature del bondage, secondo me, ricopre anche un ruolo fondamentale durante anche specialmente le sessioni private. E poi comunque a livello di impatto col pubblico crea sempre comunque curiosità e comunque è una cosa che non si vede proprio da tutti durante gli spettacoli. Ecco. Quindi te chiaramente a livello fieristico e a livello di locali, il BDSM l'hai sempre esportato, insomma, l'hai sempre Certo. praticato, insomma, tant'è che poi recentemente, negli ultimi tempi, io, Sarah Slave mi aveva detto che avevate creato questo collettivo che si chiama Dog Factory, mi sembra, no? Abbiamo fatto la Dog Factory e anzi con Sara, Sabrina, con loro ho fatto diversi spettacoli BDSM molto belli. Ultimamente ho collaborato anche con Sara, ma riguardo ad altre cose. E no, una cosa molto intelligente, spoilerò già che comunque ci sono già delle date, una a Torino, se non sbaglio il 16 aprile, quindi finalmente scende in campo la Dog Factory. Ecco, e quindi qualcosa che richiama molto al fetish, al BDSM, ho visto già dai clip di prova, insomma, dai trailer, siete un pochettino tutti in latex, quindi già quell'universo è citato, insomma. Però ecco, quindi dal punto di vista un po' tuo, che poi meno male, ecco, anche nell'hard te porti sempre un po' questa figura, diciamo, di persona, di maschio dominante, perché comunque sei sempre un po' quello che, diciamo, guida un po' l'azione. Quindi questo è un qualcosa che evidentemente ti sei portato anche a livello di performance poi nel porno normale, tra virgolette. Certo, Quindi, una cosa che comunque mi piace e secondo me comunque viene anche apprezzata, perché le persone che diciamo non hanno secondo me uno status symbol o comunque non hanno un'idea di ciò che vogliono essere,
fanno venire molte domande alle persone, quindi secondo me bisogna avere un'idea ben chiara di quello che si vuole essere e poi comunque logicamente devi anche metterti in gioco, cioè non devi aver paura quando inizi comunque un certo lavoro, devi essere concentrato in quello che fai e cioè, secondo me la sicurezza è la chiave di tutto, perché se sei sicuro non sbagli, ce la fai. E che comunque mettersi in gioco e esporsi in un modo o in un altro, no? E te chiaramente, quindi, considerato poi nel BDSM, poi ci voglio tornare un attimino, poi successivamente, diciamo che da lì ti sei avvicinato poi anche al mondo del porno, al mondo dell'hard, in maniera, insomma, abbastanza via via sempre più intensa, no? Perché, insomma, piano piano ha fatto delle collaborazioni con personaggi abbastanza noti o anche molto noti. E quindi questo è stato un discorso che è partito comunque dopo. Anche questo, come ce l'hai, diciamo, inserito? Ti sei trovato un po' in una situazione per cui magari ti hanno offerto. Diciamo che avendo avuto conoscenze sulle fiere, negli spettacoli, nei locali, mi è stata proposta la cosa, ho detto, ma sì, cominciamo a fare qualche collaborazione. Inizialmente OnlyFans, va bene. E poi ho visto che comunque mi trovavo benissimo, i risultati, comunque le visual c'erano, e ho detto perché non farlo a livello da pro? Quindi ho detto vado a Praga, giro per comunque studi legal, NF Studio di Florent Roussel, adesso altri già lavori che sono già in ballo tra pochissimo, in teoria domenica parto già per Praga. E comunque non voglio neanche tralasciare però il discorso dei locali, quindi non mi fermerò Praga un mese, ma farò tutte tappe full immersion di una settimana, 10 giorni, poi me ne ritorno giù per non abbandonare i locali, perché comunque il palco, secondo me, la mia vita è quello che mi dà più visibilità e che mi fa crescere sempre di più. Secondo me è Ah, quello. nel palco effettivamente poi hai fatto spettacoli con tantissime sexy star e Quindi tantissime tanto. star, parlando sempre di coreografie, comunque BDSM fetish, quindi non hard, ma solamente BDSM fetish, ho visto che ne hai coinvolte tantissime, insomma, quindi Sì, diciamo. ultimamente mi sono messo a fare negli ultimi mesi anche live show con pornostar, quindi spettacoli dal vivo, comunque sempre avendo una parte di ruolo da dominante e impostando io lo spettacolo in una maniera, diciamo, un po' più scenica. Logicamente con loro non si può fare vero BDSM, è una cosa rispettando ovviamente i loro limiti, però comunque l'impatto c'è comunque rispetto a uno show normale. Secondo me piace, perché sono cose che, tra virgolette, le persone che guardano possono cercare di provare a casa, e quindi è per quello che stanno sempre con le antenne dritte quando faccio uno show rispetto a quando uno fa uno strip o una sexy star, comunque, pur brava che sia, comunque sta sempre attaccata al palo, perché comunque secondo me è un'innovazione che può destare curiosità, perché dicono posso provare anch'io, cioè non è una cosa impossibile da fare, alla fine è tutta dominazione psicologica che poi si riversa in dominazione fisica, cioè quindi sono giochi di ruolo. Senti, per quanto riguarda il discorso live, te da maschio, si sa che è un settore dove i maschi, certe volte dicono che trovano più difficoltà a livello di collocazione o a livello di valorizzazione, anche perché di solito la donna, che anche a livello di fetish o comunque BDSM accennato, viene valorizzata magari dal locale, viene chiamata in quanto mistress, quindi insomma c'è tutto un giro che magari verte verso sempre la figura femminile. Ecco, te da performer maschile, quindi poi anche da personaggio del BDSM inteso dal punto di vista dell'uomo, ecco, hai trovato un più difficoltà di collocazione o paradossalmente, essendoci meno gente qualificata, è stato più facile entrare in un certo circuito, insomma? Allora, se io posso essere franco, cioè io da qua fino a metà marzo già tutti i weekend pieni e di scene avrò circa 12 scene a febbraio, ne ho già 4 su marzo. Girerò anche a proposito per una casa di produzione francese, non so se la conosci, la Jacques Michel, Perché Michel? comunque una produzione famosa, e quindi ti dico, secondo me se uno ha le carte in tavola giuste e ovviamente come faccio io, quindi sono al 100% a livello di 360 gradi concentrato solo questo lavoro, non potrebbe mai, secondo me, mancare il lavoro, perché comunque anche se tante persone pensano di essere in competizione, secondo me il migliore modo è aiutarsi, perché il lavoro c'è per tutti.
sia per l'uomo che per la donna. Per l'uomo, logicamente, secondo me, è un mito un po' da sfatare, perché tutti dicono, ma faccio poche serate, poi all'inizio, logicamente, i cachet sono più bassi per l'uomo. Io sono fortunato, perché adesso facendo live show prendo il triplo di un cachet rispetto a quando facevo il cubista. Il cubista, logicamente, a livello di biografia, comunque, è più basso, quindi, logicamente, non può una persona mantenersi facendo 4-5 spettacoli al mese. Però per il format che mi sono creato io, ti garantisco che sono anche in settimana, sono veramente messo a lavorare, non dico come una persona normale, però comunque tutti i miei impegni, tipo questa sera sarò a fare uno shooting fotografico dal mio tatuatore che ha intenzione di mettere le mie foto come vetrina del suo nuovo negozio, quindi ho sempre qualcosa di in ballo. Due settimane fa ho fatto uno scherzo per le Iene, quindi ogni volta esce sempre qualcosa, perché io lavoro anche a livello televisivo, quindi è sempre una cosa. Che foto tratta da forum, mi sembra, in Instagram tuo, nel pubblico cos'era in quell'occasione? No, forum ho fatto proprio l'attore, mi ha fatto fare la parte di un istruttore di Kama Fitness, quindi dovevo far vedere come bruciare calorie facendo le posizioni del Kama Sutra. Ah, ecco, quindi insomma, sempre le cose di casa, insomma, diciamo così. Sa. E quindi vari ambiti, te li, mandandoli avanti tutti, è chiaro che non ti focalizzi, diciamo, sul discorso, come si diceva prima, produzioni, quindi al 100% una produzione, un universo, diciamo, di set, che a quel punto ti escluderebbe poi la faccenda più performance, insomma, cerchi un pochino di... Diciamo che a livello comunque di scene girate riesco a girare da pro, perché comunque quando vai a Praga fai già le scene di doppie, di pissing, comunque è già buono come livello, però io sono franco, non me la sento di fermarmi là a stare proprio, mi sentirei un po' in gabbia, perché sì, comunque hai un bel introito mensile, però a me piace appunto girare, frequentare locali. Secondo me è un modo di farsi conoscere proprio concretamente, mentre là sei in uno studio e ti vedono comunque le scene girate, mai face to face, ecco. Sì, quindi il confronto un po' vis-à-vis, un pochettino del locale, insomma, te ci sei cresciuto, diciamo, ecco, quindi per quello lo mandi avanti parallelamente al discorso hard. Ecco, tornando al discorso del BDSM, quindi hai detto te via via sei cresciuto un po' in questo ambiente, hai imparato a entrare un po' nel merito un po' delle pratiche varie, cominciando da un qualcosa di molto basico, un po' magari scenico, no? Come può essere un po' la finta dominazione, insomma, il guinzaglio, eccetera. Ecco, poi a livello di pratiche, te ti sei posto anche come master, quindi che fa delle sessioni, che ha le sue, tra virgolette, schiave, insomma, il corrispettivo del femminile al maschile l'hai fatto o comunque lo fai anche proprio a livello di master, quindi con tanto di sessioni. È proprio un mio dungeon, quindi ho proprio uno studio dove ricevo e dove comunque logicamente prima di prendere, si può dire, uno schiavo o una schiava, logicamente io ci penso ben 3 volte, non è che sono una persona mercenaria che dice sì a tutti. Se uno deve comunque venire in studio da me, voglio subito un attimo capire la persona che ho di fronte, se veramente vuole praticare il vero BDSM, ovviamente entro i suoi limiti, però comunque far sempre comunque qualche domanda prima, l'esperienza che ha avuto, a quello che vorrebbe provare, cioè al suo modo, anche del suo stato di salute, perché comunque una persona che non è in piena condizione di salute, logicamente certe pratiche vanno assolutamente evitate, e poi logicamente si fa una sessione, secondo me una sessione è diversa da un'altra in base al soggetto che hai. Tutti dicono sì, tra virgolette, non è che voglio giudicare nessuno, però le persone un po' improvvisate dicono che sembra tutto uguale. Non è che con un frustino, con uno strappone uno diventa mistress, cioè la mentalità di uno schiavo se ne accorge subito, se veramente se riesci a avere un'impostazione da dominante, o se anche già solo a livello verbale riesci comunque a dominarlo, perché magari questa persona nella vita, tra virgolette, di giorno, alla luce del sole, è lui la parte dominante tutto il giorno, quindi se ne rende subito conto se te lo fai comunque solo per i soldi
o se comunque ci metti anche passione in quello che fai, eh. Così giustamente il solito, diciamo, discorso per cui magari se lei fa o lui fa un'attività dominante, quindi un lavoro di responsabilità, eccetera, eccetera, nel momento in cui viene da te, appunto, cambia un po' questa visione, perché appunto si toglie, diciamo, queste responsabilità che giornaliere, di famiglia, di lavoro, eccetera, e quindi a quel punto diventa automaticamente sottomissibile, diciamo così, insomma. Ma questo vale anche per le donne. La questione è questa, quindi quello che ti chiedo. Quando, di solito quando si approccia un po', o si vede magari anche degli approcci un pochettino iperbolizzati nel mondo delle mistress, che magari chiamano, ah, coglione, qua e là, insomma, lo schiavo di turno, quindi si vede che c'è una, diciamo, un'autorità verbale, no? Non dico violenza verbale, ma comunque un'autorevolezza verbale con cui io magari ti insulto e te in quanto schiavo, bene o male, sei gratificato, no? Da questo esito. Ma il rapporto con una schiava donna a questo punto come nasce? Nel senso, gli dici coglione a lei o diverso. Allora, la donna è una parte che secondo me molte mistress magari, tra virgolette, non la capiscono perché tante mie slave non andrebbero mai da una mistress, non si farebbero mai comandare da una mistress assolutamente, perché già solo il fatto che ti fai dominare da un uomo ha già comunque senso proprio. Secondo me, lei inizialmente, tutte le donne sono molto, molto comunque indecise sul scegliere il proprio master, perché comunque siamo in pochi, tanti magari lo fanno per adescare magari certe donne, certe ragazze, e quindi si fidano poco, quindi cominciano all'inizio a fare miliardi di domande, vogliono provare, ok, si prova una sessione e rimangono magari stupite perché dicono, ma non abbiamo scopato. Ragazza, cioè il BDSM non è scopare, cioè è tutto un altro mondo. E quindi rimangono, diciamo, un po' affascinate da questo mondo. E noto che tutte le persone che comunque hanno un approccio positivo in questo, poi ne diventa una droga. Rispetto all'uomo che comunque riesce un pochettino a staccare con la propria mistress, non tutti ovviamente. La donna noto che ha, non è che diventa una stalker, però ha un aggrappamento al proprio master molto più solido rispetto a uno schiavo uomo. Cioè, se prova proprio la persona a cui abbandonarsi, cioè, è veramente molto legata. Cioè. E quindi lì diventa importante un pochettino il comportamento tuo per riuscire un po' a distinguere la realtà dalla fantasia a questa persona, perché chiaramente. Esatto, e come dico a tutti, cioè, siamo master, siamo mistress, però non siamo, cioè, non siamo dei re, cioè, bisogna anche utilizzare il buon senso, perché certe persone farebbero veramente qualunque cosa, quindi io raccomando a tutti, utilizzate il buon senso e poi logicamente non bisogna sfruttare le persone, perché un conto è lavorare per quello che... Diciamo per guadagnarsi la giornata, ok, però approfittarsi delle persone solo perché loro comunque, diciamo, magari hanno una debolezza che vogliono un po' sfogare magari la noia, la quotidianità della loro vita verso un master o una mistress, e tante persone se ne approfittano un pochetto. Tant'è che poi tanti magari dopo un po' si stufano anche perché comunque... Fare mercenari, ok, però non esagerare, ecco. Certo, anche perché comunque poi c'è una distinzione, così come nel femminile, anche nel caso vostro c'è una distinzione fra una feticista e una slave, inevitabilmente, perché Certo. la feticista è quella un po' più toccata e fuga, diciamo, o magari ti compra il video, magari viene nel tuo OnlyFans. Più sessionista, più curiosa, esatto. E poi c'è quella comunque proprio che gli piace la pratica, magari non lo direbbe mai nessuno, non si farebbe mai vedere in nessun consenso, non andrebbe in contesto, non verrebbe neanche in un locale a vederti o comunque a prestarsi in uno show. E poi ci sono invece quelle che proprio lo vivono al 100%, non si fanno problemi.
Quindi, insomma, a quel punto con quelle lì uno stabilisce un po' dei rapporti a lungo termine di dominazione, insomma, che diventano poi articolati in pratiche diverse rispetto a quelle delle mistress o anche queste complementari, perché vabbè, le mistress Ma magari poi complementari comunque, sì, diciamo che magari dipende. il ball busting naturalmente non lo potete No, fare. col basso no, però comunque ci sono torture anche per la parte femminile, ce ne sono tante. Quindi insomma anche lì si tratta di adattare un pochettino la situazione. Te continui a tuttora, diciamo, hai anche spazio per il discorso di sessioni regolari dal vivo? Anzi, adesso addirittura sposterò il mio dungeon a Milano, quindi è un luogo un po' più frequentabile, non lontano dal mondo, come prima ce l'avevo a Mondovì, dove avevo addirittura anche fatto lo scandalo che è andato dappertutto. E comunque sì, me lo sposto su Milano perché francamente è molto più comodo, sia per le persone che magari vogliono farsi il viaggetto e vogliono comunque, sapendo che io sono su Milano, in un attimo di metro sono lì, e altrimenti io ho perso veramente tanti clienti avendo il dungeon su Mondovì. Poi comunque Milano è anche un po' epicentro di certe tendenze, cioè vedo che c'è molta quantità di persone che praticano in zona, sia dal punto di vista appunto BDSM in generale, fetish, eccetera. Quindi insomma, evidentemente c'è anche un mercato maggiore, insomma, di richiesta di questo tipo di situazioni. Ecco, e quindi questo è un po' la parte BDSM, quindi insomma te la vivi, come si è detto, sia a 360 gradi, quindi sia dal punto di vista dei locali, sia dal punto di vista delle sessioni. A livello di locali, evidentemente mi dici che c'è comunque in Italia una, diciamo, una credibilità forte, quindi, perché tante persone invece dicono che il BDSM in Italia comunque è ancora molto legato a degli stereotipi, quindi che comunque alla fine anche dal vivo non c'è modo di farlo nella maniera più vera, ma che comunque si deve scendere a compromessi un po' col fatto di farsi vedere, diciamo, fisicamente, quindi alla fine diventa. E qualcuno lamenta questa cosa, magari qualche mistress, per questo dice non, nei locali non vado. In realtà, insomma, dal tuo punto di vista, il locale è attivo, il discorso dei locali, quindi c'hai una risposta. Assolutamente, anzi per assurdo a livello di video uno fatica, ad esempio per OnlyFans a livello di porno non hai limiti, a livello di BDSM invece si può mettere veramente poco perché tutte le scene violente, di singole cose lì non possono essere messe, quindi è molto vincolante la cosa per la vendita di video. Infatti, invece, parlando proprio di queste pratiche un pochettino più estreme che te poi fai a livello invece hard, quelle quando si è trovato un po' a affrontarle questi ultimi tempi in un set, diciamo, legal, comunque nel vid, diciamo, come eri già preparato, eri già portato, comunque già ti piacevano in privato magari farle, o se è stata una novità anche per te dal punto di vista maschile, confrontarti con un pissing, con una doppia, con una tripla, con altri colleghi, insomma, o avevi già esperienza? No, diciamo che vabbè, è un mondo completamente diverso da girare come ad esempio questa settimana per Robi Bianchi, che comunque sì, c'erano le doppie e tutto, però è proprio un modo di vivere appunto il set un po' diverso e comunque logicamente all'inizio essendo un po' sfondato, un po' aiutato comunque dai miei colleghi, così l'ho trovata molto più facile. Poi ho avuto, tra virgolette, magari la fortuna di aver lavorato con persone molto aperte, appunto, nel darmi consigli, così sono riuscito a viverla molto bene. Logicamente non posso dire che è una passeggiata, cioè rispetto a una classica scena normale che, tra virgolette, la fai quasi a occhi chiusi, o tra virgolette, però comunque la fai con un altro grado di attenzione rispetto a là, che là devi essere un pochettino più preciso a livello appunto di minuti di girato, ecco. È un po' più preciso perché ogni tot devi fare comunque il piece, quindi devi essere un po', devi avere un buon autocontrollo, quello sì. Ecco, quindi insomma, ecco, alla fine comunque è una situazione un po' più
che ti impone un minutaggio diverso, una cronologia diversa delle varie posizioni, quindi una scena magari un po' più difficile forse da girare rispetto a altre, insomma, a quelle più. Già solo il fatto di comunque avere la pancia piena d'acqua, comunque è già un modo diverso di vivere il set, perché comunque, perlomeno, io lo vivo già diversamente, è una cosa completamente diversa. Però ecco una cosa che ti ha fatto crescere ulteriormente, oltre alle scene e che alla fine produci qua in Italia, perché comunque Certo. sono un pochettino più destinate, appunto, come si è detto, ai canali tuoi privati, e anche lì comunque hai attivato varie collaborazioni, no? Perché il Sì. metodo un pochettino di content creator, anche lì l'hai un po' l'hai incorporato bene, perché ho visto che Certo. quantitativamente hai girato con tanta gente. Tra tutte quelle che hai girato, magari un po' ce n'è qualcuna che se una persona dovesse vederla consiglieresti una scena anziché un'altra o una collaborazione anziché un'altra che secondo te sono riuscite particolarmente bene? Ma io ti dico, ho lavorato benissimo con tutte le persone, cioè dall'inizio, quindi quando avevo girato il video con Barbara, quindi con Barbie Queen, da quando anche adesso alla fine ho girato l'ultimo video con Sara, con Lolita Ruiz e Jennifer Cruel. Cioè, alla fine, secondo me, ogni persona ha le sue, ognuno ha il suo, diciamo, il suo carattere, però comunque, cioè, lo fanno a livello, ad alto livello, quindi non sono loro le persone con cui uno può avere dei problemi, ecco. E il pubblico che ti segue, per esempio, in un OnlyFans è diverso da quello che ti segue in un contesto magari più live, sia per quantità o per qualità, cambia il pubblico, diciamo. È completamente diverso. Secondo me il pubblico OnlyFans, non so se frequenterebbe molti locali, sinceramente, perché pochi mi scrivono proprio per messaggi che ho visto in un locale. Sono tutte altre persone quelle che invece frequentano locali, quindi che magari sono un po' più scambiste o comunque sono persone singole che comunque gli piace anche avere un pochettino di pazzia di esibizionismo, perché comunque nei locali devi avere anche un minimo di voglia di esibizionismo, perché altrimenti ti le fai a casa tua le cose e stop. Il pubblico di OnlyFans, secondo me, è un po' più di nicchia. All'inizio è un pochettino difficile crearselo, però sono quelli che smanettano di più su Twitter, sui canali così, quindi alla fine fanno presto a trovarti. Certo, nel caso tuo, sia donne che uomini, quindi magari anche tanti uomini, che ne so, ti piace il profilo tuo anziché quello dell'altra persona con cui collabori e quindi ti seguono per vedere poi magari direttamente te anziché l'attrice con cui lavori. Certo. Quindi c'è un po' di, immagino, per il pubblico diciamo, che segue un attore sia un po' misto fra quello che effettivamente vuol vedere l'attore alle prese con l'attrice magari carina, famosa, eccetera, e quello che è interessato proprio all'attore, quindi perché comunque o C'è un pubblico appunto, proprio le tue fan di donne che comunque ho conosciuto nei locali, agli addio al nubilato, queste cose qua. Però c'è anche un pubblico, ti parlo anche di pubblico gay, perché prettamente non è che, perché loro diciamo riescono a mettersi nel personaggio della donna, quindi comunque gli piace ricoprire quel ruolo lì. Ecco, quindi alla fine, pur facendo fin da etero, riesci comunque anche a prendere comunque quella fetta di torta lì. Ecco, e richieste particolari di video, diciamo, su commissione, quindi di video personalizzati, te ne fanno? Qual è un po' quella richiesta che di solito ti viene fatta di più e quindi quella che sai è un po' vincente anche a livello commerciale, qualora tu voglia girare un qualcosa che sai che venne venduto poi a determinate persone perché te l'hanno commissionato, ecco, a livello di pratico, di situazioni? Sì, vabbè, a livello proprio di video di OnlyFans, gli piacciono i video nella doccia, quelle cose sono quelle più richieste di tutti. E poi ultimamente, appunto, mi stanno chiedendo tantissimo video di backstage, quindi di come sono poi retroscena prima o dopo o durante un set. Mi stanno chiedendo tantissimo di quelli, sì. Di vedere cosa c'è dietro, no? Quanto
cosa c'è di vero, cosa c'è di costruito, insomma, forse c'è anche un po' di... E in quel caso OnlyFans si presta bene perché è una piattaforma un po' trasversale dove poi mette un pochettino anche questi contenuti più leggeri, magari, però, insomma, Però ecco, che ti fanno un pochettino entrare nel mondo di questo, nel mondo del girato, insomma, del girare. Quindi ecco, un po' d'amatorialità, diciamo così, anche un pochettino. sì, ma anche ad esempio le scene comunque, quelle amatoriali vanno molto. Io ti dico, io per principio non le faccio perché non vorrei scendere troppo comunque nel mio ambito professionale. Io collaboro appunto con persone a buon ottimo livello. E quindi preferisco tenere un attimino questa soglia. Poi, logicamente, uno a scendere di livello e girare anche con persone amatoriali pur di far materiale, cioè uno ha tutto il tempo per prendere la decisione, cioè certo. Sì, anche se comunque appunto noto che effettivamente nel caso tuo ti sei mosso parecchio appunto con pornostar già, diciamo, affermate, no? Quindi pornostar già che facevano in un certo modo parte di un'industria, tra virgolette, diciamo così. In altri casi noto magari che c'è tutto un altro settore di creator che vanno alla ricerca di creator, no? Quindi gente che non gira con le produzioni, ma che si fa i propri prodotti e quindi diventa una via di mezzo fra l'amatoriale e il professionale, perché sono girati professionalmente, però comunque si tratta di persone che affrontano un amatoriale perché non sono mai state sotto alle luci di un set, di una produzione. Ecco, quindi Hai una pressione un pochettino diversa, quella sì. Però te lo gestisco. logicamente, secondo me, anche a livello amatoriale, comunque non è detto che puoi avere successo. Questo, cioè, non è che uno viene solo conosciuto perché gira da pro. Cioè, anche una coppia amatoriale potrebbe veramente sfondare, veramente. Cioè, ne conosco tante, quindi Certo, mai dire mai. infatti, quindi insomma si tratta di un qualcosa che è molto meno marcato rispetto a una volta che magari c'era una distinzione precisa tra l'amatoriale e il professionale. In questo caso queste piattaforme mischiano un po' le carte, diciamo, no? E quindi alla fine il prodotto può essere fatto bene anche una persona che ha tanta visibilità eppure lavora solo attraverso le piattaforme, non attraverso la produzione intesa nel senso tradizionale del termine, quindi col viaggio, con la ripresa, con la giornata di Me lavoro. ne parlava proprio 2 giorni fa, eravamo in un locale, Sonia Ice, me ne parlava che anche lei comunque adesso si è buttata comunque nell'OnlyFans e lei fa video da sola, in due, in tre, comunque a livello amatoriale e sta vendendo molto, cioè Poi c'è anche ci sono rimasto, ti giuro. il vantaggio magari che nel caso vostro, nel caso di un OnlyFans per esempio, rispetto a altre piattaforme, il fatto del trovarsi poi il video rubato, tra virgolette, in rete a gratis, io non credo ti sia mai capitato di vederne uno tuo. No. Ecco, vediamo. È anche una soddisfazione maggiore, cioè una sicurezza maggiore che il contenuto poi non venga. Esatto. Infatti, tra virgolette, il bello, tra virgolette, di quando giri scene da pro, tutti dicono: ma io cerco video tuoi e non ne trovo nessuno. Io ne ho fatti tantissimi video, ma proprio veramente tanti. Cioè, io penso che di scene ne avrò già 200, ma cioè, alla fine, logicamente, non li trovi perché sono a pagamento. Perché secondo me, se uno è pro, è giusto che un video integrale così sia a pagamento, cioè non a livello gratuito sui siti. Io la vedo così. Certo, sì, tant'è che appunto il Pornhub, che è una vetrina, ora come ora è una vetrina perché non è più, diciamo, un market d'acquisto, uno store d'acquisto, lì era un po' il rischio poi che qualcuno prendesse il video e lo rimettesse in altri siti, no? Esatto, e guadagna a tue spese. Una volta c'erano i DVD che uno guadagnava appunto sulla vendita dei DVD. Secondo me adesso infatti bisogna comunque valorizzare il proprio prodotto. Certo, sì, quindi questo magari può essere un metodo giusto, insomma. E dunque, a livello di figura pubblica, diciamo, te sei cresciuto molto nel settore nel giro di quanto? Diciamo, Un paio d'anni, negli ultimi 2 anni proprio tanto, sì. è un paio d'anni, insomma, ti sei messo, l'immagine è cresciuta, è cresciuta un po' la presenza tua, quindi la gente ti ha imparato a conoscere bene, tant'è che appunto poi hai anche avuto dei premi, come vedo dietro, no? Perché ci sono i premi degli awards italiani, no? Come categoria, personaggio.
Master e New Entry, e poi ho vinto il Mr. Hard del prossimo anno, però non so quando sarà la premiazione. Ecco, quindi insomma la gente ti conosce di più, e anche sempre il solito discorso che si faceva prima, un po' questo percorso binario, da una parte BDSM, dall'altra parte personaggio insomma più, diciamo più esplicito, no? Quindi... Certo, poi ti dico, a me manca un sacco comunque, mancano un sacco le fiere, e speriamo che da quest'anno ripartano, quello sì. Te l'ultima fiera che hai fatto qual è stata? All'ultima fiera è stato il Bergen Sex, che Del... poi è stata proprio l'ultima, cioè dopo quella non si è fatta più nessuna fiera. All'estero sei mai andato in qualche fiera, sa, Venus di Berlino? Sono andato a vederla, sia quella di Barcellona che quella di Berlino, e speriamo, io volevo fare quella di Barcellona, ma questa era stata annullata, quindi niente. Adesso vediamo da quest'anno se si sbloccherà qualcosa, io mi auguro proprio di sì, eh. A livello di organizzazione la faresti come? Presenzieresti come, sempre come master comunque all'interno di questa Dog Factory, oppure andresti da solo con un nome, diciamo, in maniera... Io stavo studiando, pensavamo di fare un gruppetto di 6-7 persone e fare comunque sul palco a ruota libera, proprio andando live. Quindi Sex Live e Live Show PSM. Quindi ecco, anche lì insomma un po' di entrambe le cose, visto appunto che a Barcellona ci sono altri standard rispetto alle fiere italiane, no? Quindi c'è maggiore, diciamo, possibilità espressiva, insomma. Tra le varie scene, poi ho visto che ce ne sono alcune che sono proprio, diciamo, il sex, alcune con un minimo anche di trama, qualche situazioncina, un po' di base. Quelle te le sei studiate da te le immagini da te, insomma, qualche punto di Ma partenza. un po', diciamo, un pochettino è più il regista che cerca un pochettino di far rendere un po' più realistica la cosa. Tipo l'altro giorno Luca Borromeo ha studiato delle trame spettacolari e comunque abbiamo girato veramente tantissime ore, abbiamo veramente fatto tanto materiale e secondo me quando escono viene un bel botto. E poi stessa cosa, è stato rimandato ai primi di marzo, non posso dire le date perché non sono ancora confermate, però il weekend si cambierà locale, quindi un'altra location, il film con Marika, che l'ho sentita stamattina, Marika Milani e con Rocco. Così. Insomma, lì anche altissimo livello, insomma, chiaramente nell'ambito hard. Infatti, anche te avevi scritto qualcosa, mi sembra sia a proposito di questo film. Quindi, insomma, diciamo che lì sei un po' a livelli al punto più alto, nel senso che poi questo tipo di visibilità magari ti contribuisce un po', ti aiuta anche a darti credibilità, poi a darti un pochettino di peso. Anche in quest'altro settore, cioè anche come BDSM, se te ti proponi come master che ha una visibilità pubblica, che ha una reputazione, tra virgolette. Esatto, perché ne parlavo l'altro giorno, ero a cena con Marika Bentley e lei mi ha detto, io ad esempio non potrei mai fare porno perché comunque il lato della mistress non potrebbe mai essere sottomessa in una gang, no? E invece mi ha detto, guarda che te comunque invece facendo comunque film, comunque una filmografia, invece può aiutarti molto nel farti conoscere anche come master, perché comunque non va a nuocere e a intaccare quello che fai anche comunque nel campo del BDSM. E certo, sì, perché comunque si tratta di un ruolo differente, è un maschio, un dominante. Infatti, la stessa cosa un pochettino l'avevo chiesta proprio anche a Jennifer Cruel nell'intervista, che lei è versatile perché appunto essendo mistress crudele è anche poi pornostar, quindi c'ha il suo canale Lip for Sale e mette quindi anche contenuti hard veri e propri. Quindi lei è già, diciamo, una Però poi personalità. girando con lei, comunque lei sì, si presta come attrice nelle scene, però comunque si vede che non è una sottomessa, cioè la vive molto con foga la scena, cioè non è che sta lì ferma, interagisce tanto, gli piace anche lei, non dico comandare la scena, però comunque essere proprio quasi la protagonista, cioè alla fine... Non va a distogliere l'occhio per quanto riguarda i suoi slave.
Ecco, quindi si emerge sempre, non c'è una, non c'è un, una, un, uno scredito, diciamo così, un No, discredito. ovviamente dico, bisogna saperlo fare come fa lei, perché altrimenti, cioè, non è facile, certo. Infatti lei è una delle poche, penso, che mi ha detto che appunto la considera un po' complementare questa cosa, mentre invece altre mistress non lo farebbero mai, proprio perché temono un po' la faccenda del discorso che l'hard, in quanto donna, le mette in una posizione, diciamo, di sottomissione. Quindi questo poi cozzerebbe un po' col ruolo di mistress e diventerebbe un po' una contraddizione, diciamo, no? Poi è vero che ci sono delle pratiche che stanno un po' a metà strada, no? Un po' borderline, quindi dipende, certo. Quindi in quel caso, anche quando uno le fa, deve essere un pochettino, deve avere, diciamo, l'autorevolezza giusta comunque per farle sempre da un punto di vista dominante, e in quel modo ti giustifichi un po' il fatto che sei andato in un ambito che appunto è abbastanza estremo anche per una mistress, diciamo, magari c'è un po' il minimo di contatto, c'è, quindi. Cioè, come tante mistress, comunque i lesbo show li fanno. Infatti, quindi anche lì chiaramente si ritorna un pochettino da questo punto di vista in questo ambito. Quindi ecco, diciamo, dal punto di vista poi, ecco, dell'immagine che hai, come hai detto appunto anche prima, quindi un discorso un po' di vetrina, diciamo, di uomo immagine, no? È un qualcosa che hai anche su internet questa cosa, cioè magari di qualche marchio, qualche brand particolare che ti ha chiesto, che ti chiede ogni tanto di fare magari l'immagine per. Mi hanno chiesto tanti e quando facevo le gare di Men Physique, a livello di integratori, queste cose, sì, mi hanno chiesto in molti. Però adesso sono entrato comunque nel gruppo dei Male Model, quindi un gruppo di ragazzi immagini che fanno il calendario, lo fanno tutti gli anni e comunque poi lo portano nei locali, queste cose. E a livello di brand non vorrei associarmi a nulla al momento, perché comunque mi trovo bene a lavorare, diciamo, un po' con tutti. Non mi piacerebbe focalizzarmi solo in una cosa. Esempio, mi chiama la pubblicità della Pinco Pallina, io vado a farla e mi presto, però non voglio vincolarmi solo a fare quello. Esatto. Preferisco così per il momento. O Insomma, trovo proprio un marchio, un brand che dico merita, che comunque mi danno dei buoni tornaconto, altrimenti se non ne vale la pena non vado a vincolarmi. Secondo certo, sì, perché comunque ti dà modo poi di rimanere un pochettino libero, no? Nel mercato, e quindi muoviti un po' dove ti pare, di scegliere un pochettino anche le situazioni, eventualmente, insomma, senza troppi vincoli, insomma, no? Senza troppi. Allora, questi ultimi 2 anni, dove bene o male, appunto, hai detto, le fiere non ci sono state, quindi l'attività live è stata un po' limitata. L'hai vissuti sempre in maniera abbastanza positiva, nel senso che comunque ci hai messo un po' di reazione, o un po', diciamo, hai accusato questa faccenda che il lato dal vivo era praticamente inesistente, insomma, più o meno. No, io dico, a livello fisico l'ho patita un po' perché comunque nel passare sempre in viaggio, all'essere un po' chiuso, quello lì sì, ne ho risentito. Dal lato, diciamo, proprio del lavoro ho detto no perché comunque non sono mai stato fermo, ho sempre fatto qualcosa, mi focalizzavo su altre cose che appunto non andavano appunto a essere presenti nei locali o cose, cioè quindi mi sono dato da fare nel fare video, o comunque nel pensare nuovi spettacoli, nell'imparare nuove pratiche BDSM. Quindi non sono mai stato fermo, ho cercato di viverla nel migliore dei modi. Nel BDSM nuove pratiche, quindi c'è un punto che reputi più estremo a cui te puoi arrivare a livello di pratiche. Ma le pratiche, secondo me, di clinical sono quelle abbastanza richieste e che non tutti sanno fare, quelle lì secondo me sono tra le più estreme, poi comunque ce ne sono anche molte altre, certo. E in Italia c'è richiesta di queste pratiche, o comunque alla fine si parla sempre più di una dominazione. E si parla però, cioè ci sono dei clienti che te lo chiedono, però io personalmente dico concretamente meno delle mie aspettative di quando lo stavo imparando.
cioè pensavo veramente di fare una cosa che mi cambiasse tanto. Adesso sì, ho il bagaglio culturale per farlo, però dico, secondo me siamo ancora un po' indietro in Italia per richiedere proprio queste cose. Forse mi sembrerebbe di più. Questo tipo di pratiche, queste branche un po' particolari, in Italia magari faticano un po' a entrare forse non è abituato anche chi viene da un master o da una mistressa, non conosce questo tipo di situazione, non se le ha nemmeno mai immaginate. E diciamo, come personaggio, te hai avuto o stai avendo un pochettino più ammirazioni? O magari qualche invidia, anche essendo un po' insolito il fatto che un maschio si proponga in maniera inquadrata da metà, diciamo, vita in su, perché di solito il maschio quando fa hard è inquadrato con la parte bassa, per cui alla fine chi è? Non è che... Invece se magari avendoci un po' il volto anche, essendo valorizzato anche da questo punto di vista, ecco, insomma, vedi che c'è stato un po' di rispetto magari anche nell'ambito in cui lavori o sicuramente c'è anche chi dice, ma... Come dico io, se io trovo un collega forte nel suo lavoro, invece che farmelo nemico provando invidia, cerco di farmelo amico e di collaborarci insieme. Io la penso così. Io con quelli con cui ho lavorato ho sempre avuto solo da imparare, quindi no, non posso provare invidia perché anzi sono in debito perché comunque mi hanno dato miliardi di consigli che adesso, cioè, veramente posso vivere di rendita per i consigli che mi hanno dato. Perché comunque quando impari determinate cose, poi veramente riesci a fare il salto. Secondo me è sbagliato provare invidia verso persone che ce ne sono tantissime migliori e più brave di me. Anzi, preferisco provare ammirazione verso queste persone perché dico, se posso collaborarci, magari imparare qualcosa o comunque far crescere la mia figura a livello professionale, dato che collaboro con loro, ben venga. Io la vedo così. È così un atteggiamento costruttivo che poi ha trovato anche negli altri, evidentemente, insomma, ecco, in generale. Non è che ci portiamo via il lavoro uno con l'altro, il lavoro ci fa tutti, assolutamente. Cioè, quindi, secondo me, è una visuale un po' sbagliata di come uno magari può provare invidia, specialmente nell'ambito delle ragazze. Secondo me è sbagliato. Anzi, più collaborano, più magari cercano appunto di andare d'accordo, e secondo me, più si fa famiglia. Quindi è anche un bel modo di lavorare questo. Poi, tipo alle fiere, io posso dire che eravamo una grande famiglia. Adesso tanto ci siamo allontanati, però sono sicuro che quando ci ritroviamo ritorna di nuovo una festa, cioè veramente è un luogo di ritrovo la fiera. Certo, sì, diciamo abbastanza gratificante, no? Perché comunque, anche come si diceva prima, il set è una cosa, quindi ti dà delle soddisfazioni, ti dà un certo tipo di impegno e il discorso fieristico, comunque il discorso live, comunque locale, ti mette comunque in una situazione diversa che alla fine, insomma, chi conosce entrambe le cose e manda avanti le cose, ovviamente in questo caso, ha bisogno un po' di entrambe i versanti, no? Non faresti... Non... Socializzi un po', ti dico, noi ci conosciamo, non dico di conoscere il 100% di tutti quelli del mio settore, ma per un 90% oramai ci conosciamo tutti, non è che siamo migliaia di persone, ed è anche bello appunto avere un buon rapporto con tutti. Certo, sì. E quindi allora in sostanza, ecco, diciamo che a livello di produzione, quelle cose che ti hai messo fuori per ora stanno tutte nell'OnlyFans tuo e quindi poi nell'OnlyFans delle persone che magari con cui ti hai lavorato. Te hai quella piattaforma là e basta, o magari ce n'hai anche altre collaterali con cui inserisci cose? Io ho un clip for sale, ho un OnlyFans e poi avevo un model centro che comunque non utilizzo. E diciamo che più che tutto carico ogni tanto su Pornhub, ma magari qualche trailer, qualche cosetta così, giusto per comunque almeno esce qualche video. Prendi la maggior parte appunto clip for sale per i video più brevi e OnlyFans appunto per quelli un po' più a livello professionale. Quindi ecco, rimane OnlyFans, rimane comunque il punto di riferimento, insomma.
la questione che venne fuori, la possibilità dell'eliminazione dei contenuti, che a un certo punto sembrava che l'OnlyFans affrontasse nei confronti dei creator, diciamo adult content creator, eccetera. In quel caso, come... pensato, perché ho visto quanto guadagnavano, secondo me ci hanno pensato. È logico, ma lì avreste avuto un piano B, diciamo, cioè un altro modo per sistemarle queste cose, oppure insomma lì per lì... Semplicemente mi spostavo su un'altra piattaforma, cioè alla fine. Certo, sì, ce ne sono tante simili, quindi dal punto di vista, insomma, diciamo di quelle possibilità che offre internet oggi, non ci sono problemi quando ti comunque devi sistemare un contenuto di un certo tipo, insomma, ci sono varie possibilità. Quindi OnlyFans avrebbe quella un attimino più redditizia a livello quantomeno di immagine, no? E questo è un po'... Diciamo che per ora diciamo che quella un po' più con la priorità, poi logicamente magari negli anni può cambiare tutto, cioè per ora va bene quello. Certo, sì. E a livello social, su Instagram qualche volta ti ha bannato? 11 volte, 11 profili nel 2021, quindi no comment. Lì la questione è che in realtà è forse una presa di posizione quando te usi comunque, evidenzi che sei anche un attore hard, forse, non lo so, perché... Secondo me può essere già solo comunque il proporsi come personaggio di questo settore, già solo quello magari può essere appunto preso come... non dico come favoreggiamento, comunque come estorsione per cercare di prendere soldi dalle persone, però comunque non vogliono che te ti pubblicizzi, in poche parole, che metti solo i fatti come stanno e stop. Quindi ecco, infatti alla fine uno mette quelle, nel caso vostro, spesso quelle 4, 5, 6 foto, e alla fine non è che tutti i giorni va a pubblicare qualche cosa, perché non vale il gioco, non vale la candela, perché comunque... No, esatto, ma come ad esempio una volta postavo tantissime foto delle mie sessioni, queste cose non posso assolutamente metterle, perché per qualunque cosa la violenza può essere malinterpretata, quindi è meglio non metterle cose delle scene. Ecco, sì. Invece nell'ambito del BDSM maschile esistono dei motori di ricerca digitale o dei siti che si occupano dei master più che delle mistress? Perché delle mistress ce ne sono tanti, ma dei master non ho visto mai. No, sinceramente no, a parte Rosso Fetish, che comunque lì è un modo per riuscire a organizzare delle sessioni, o comunque La Gabbia, che è sempre una community. Non, diciamo che io tramite Clip for Sale riesco comunque a mettere il materiale lì sopra, perché comunque rispetto a OnlyFans che banna tantissimi miei video BDSM, Clip for Sale invece me li concede, quindi dove non posso fare su uno faccio su un altro. Ecco, quindi se una persona ti interroga, ti scrive dicendo ma io vorrei magari intraprendere una sessione, un percorso con te, ma voglio vedere un attimino come fai, cosa fai, chi sei, eccetera, eccetera, ti a quel punto gli consigli un clip for sale, un video tuo che è lì, o comunque una preview, poi magari Twitter, vabbè, eccetera, e quindi in quella maniera... Certo, sì. Ma già solo comunque tramite Twitter o tramite comunque una piccola preview, un piccolo trailer, comunque uno si fa già un'idea. Poi comunque, cioè, non penso che uno che chieda queste pratiche non ne conosca assolutamente di come funzioni, quindi bene o male, se una persona è già un po' in questo mondo, vede quando una persona lo fa a livello professionale o lo fa a livello amatoriale, o comunque vuole mettersi in gioco, quindi dire mi presto come mistress, come master, però non lo fa comunque a livello professionale, comunque in modo serio. Certo, sì. Poi comunque c'è sempre il discorso che appunto te mettendoci un po' la faccia ti vedono subito, non c'è bisogno magari di elenchi della spesa in cui dici quello faccio, questo, non faccio quello e quell'altro. Te sei così, mentre invece appunto il discorso certe volte che si vede in rete è questo vedo non vedo delle mistress che hanno magari un modo di porsi un pochettino più implicito, alcune, non tutte, ma di conseguenza uno è portato a scrivere, è portato a chiedere,
e a vedere magari foto del piede anziché perché alla fine si riscade in un discorso di feticismo e non in un discorso di dominazione vero e proprio, insomma. Quindi non hai bisogno, diciamo, più di tanto di dichiarazioni No, di di una contratti. tutta della spesa, ecco. Uno va subito. Sì, allora senti, per quest'anno quindi io ho capito che comunque collaborazioni e comunque progetti ce ne sono tanti, quindi se tutto va bene, te sarai impegnato per un bel po' di mesi in maniera intensiva. Assolutamente sì, quindi febbraio oramai è già andato, quindi ho 12 scene, 4 serate nei locali, 3 di Olne Bilate. E da marzo già delle cose segnate, quindi non mi posso lamentare. Io viaggio sempre ogni mese, io cerco già di mettermi a posto per il mese dopo. Logicamente più avanti cerco di non pensarci, però mese per mese me lo vivo serenamente, via. Ecco, e al di là di tutta la questione della professione, che poi è anche passione, sicuramente, appunto, BDSM, barra hard, barra tutto, te nel tuo privato c'hai anche qualche passione diversa da questo universo, da questa dimensione qua, qualche cosa, insomma, ti piace fare così nel poco tempo libero, che uno già, insomma, ha a disposizione. È automatico, quindi mi piace viaggiare, quindi ogni tanto visitare qualcosa. E vabbè, io sono amante della palestra, comunque delle metodiche di allenamento, comunque anche lì occupano il suo tempo, cioè è un lavoro che devi fare quotidianamente, quindi già uno sembra che comunque fa poco facendo questo lavoro, però invece è impegnato, non dico come una persona normale, o quasi. Certo, quindi di conseguenza anche il tempo libero viene a mancare, insomma, bene o male, no? Alla fine, insomma, già la fortuna sta nel fatto che alcune cose sono anche delle passioni che poi uno ha sviluppato in maniera professionale, no? Come appunto il caso del BDSM, anzitutto. Quindi ecco, allora diciamo che fermo restando che l'Instagram resista e che il Twitter resiste perché tanto c'è, insomma, quello non te lo levano, eccetera. Quindi il discorso li fanno, i contatti tuoi principali sono questi tre fondamentalmente. Quindi se ti cerca ti trova lì, insomma. E io intanto ti ringrazio per la conversazione, Grazie a te. per queste cose si son sollevate, tutti questi punti di discussione, e sicuramente a questo punto ci si vedrà. Invito tutti a seguire gli aggiornamenti che metti, soprattutto su Twitter, perché te le metti spesso, e quindi insomma magari ogni giorno c'è qualcosa di nuovo, poi insomma, no? O un giorno sì o uno no, c'è sempre delle novità di scene, insomma, quindi è giusto, bisogna farci attenzione. Vi stupirò sempre, sempre di più e ovviamente non vi annoierò. Infatti, penso che sia difficile, insomma, poi magari appunto ritorno a questo Dog Factory, è un progetto che lì per lì queste poche cose che per ora si vedono sono suggestive, anche visivamente, quindi penso, immagino che abbiate già. Cose molto montate, ben studiate, poi siamo tutti personaggi. Che hanno tutti una buona visibilità, siamo fighi, cioè come gruppo facciamo una sporca figura, ecco. A livello di coreografie, anche a livello un po' di idee, di estetica, no? È qualcosa che. Certo. Ci sono ballerine, ci sono cubisti, ci siamo noi performer, attori, cioè, quindi è una buona miscela che comunque, secondo me, adesso che appunto ripartiranno i locali, sarà una bella novità, secondo me, sì. È uno spettacolo vero e proprio, insomma, ecco, uno spettacolo proprio al di là dello show, magari secondo si aspetta nel locale. In questo caso è Certo. uno spettacolo a 360 gradi, musiche, coreografie, ruoli differenti a quello che ho capito, insomma, quindi anche abbastanza suggestivo, e quindi anche questo sarà interessante, insomma. Bene, allora io ti ringrazio ancora per tutte queste delucidazioni. Per ora ti rimando a presto e senz'altro si continuerà a seguire Marcus Anguis, quindi nei social suoi, e in questo OnlyFans che comunque riesce, insomma, Dai, sempre dai. di quantità, ok? Dai. Ciao per ora. Ciao, ciao.